Siamo qui alla pescheria di San Niccolò. Oggi faremo un video particolare. Spero che la cosa avvenga nei prossimi minuti. Qui al tramonto, all'interno della pescheria. Questa per esempio che vedete inquadrata è una ex caserma della Polizia di Stato da anni completamente abbandonata. Un patrimonio immenso, ricco, in una posizione molto vantaggiosa dal punto di vista della rendita, che potrebbe dare rendite a questo stato da poter utilizzare, e invece è lì abbandonata, ma prima o poi qualcosa ci ha parato, dai. Cerchiamo di non essere tanto disfattisti. Niente, praticamente volevo documentare il passaggio. Ho notato, venendo in qua, che è stata pulita tutta l'aria, fermo restando, è stata diligentemente pulita da San Niccolò. Questa è un'alga che non conosco il nome, ma sta invadendo praticamente tutto l'Arno. Un'alga, insomma. Ci vuole ancora molta, molta e tanta acqua. Ecco le macchine sul ponte di San Niccolò che si incrociano come formichine. Ogni tanto passa qualche scarafaggio che praticamente sono i pullman. Insomma, in attesa dell'accesa delle luci che registrano il momento clou del passaggio del giorno e della notte, noi stiamo facendo un 360 gradi qui dalla pescaia di San Niccolò e registriamo tutto quello che accade attorno. Ecco qua, ecco il momento del trapasso con le luci che incominciano piano piano a diventare gialle, è arrivato da qualche secondo. Ecco che tutto si trasforma in questa fase come un enorme albero di Natale, dove le lucine stanno lì a registrare lo scenario, di cui oramai in effetti sono anche un po' stufo, devo dire la verità. Ma ci si può stufare di uno scenario così? Questo è l'interrogativo storico che ci poniamo. Ecco il passaggio. Passaggio tra, diciamo, il tramonto che volge e le luci che illuminano il passaggio sui lungarni, meta di migliaia, se non per non dire centinaia, e forse qualche milione di turisti che prendono questa strada, questo pedonale, per arrivare qui allo sbarco o all'imbarco, se vogliamo, dei pullman che poi li trasportano, insomma, nei vari hotel e in altre parti, anche fuori da Firenze, i turisti che insomma vengono qui a visitare la città. Ecco qui c'è l'imbarcadero dei pullman davanti alla caserma Baldissera dei Reali Carabinieri, dai, non li prendiamo in giro, dai. No, no, dai, questo assolutamente, nessuna intenzione. I carabinieri hanno qui il comando regionale
meno male che ci sono loro insieme alla polizia, alla finanza, che ci danno quella sicurezza che come cittadini riusciamo ancora, nel bene o nel male, a godere in questo contesto bellissimo che è la città di Firenze. Insomma, dobbiamo essere. Ecco, finito il 360 gradi, io potrei anche ora chiudere perché sono passati 5 minuti e mezzo, il che equivale quasi a un giro di roba, nell'augurare uno splendido proseguimento a tutti gli amici, conoscenti, amici di Facebook incontrati per caso, dove le strade possono anche non incontrarsi mai, ma c'è anche la possibilità che qualche amico nuovo possa apprezzare e possa essere ricambiato nella affettuosa performance della vita più in generale. Insomma, c'è sempre il tempo della conoscenza, c'è il tempo aperto alla possibilità di poter acquisire nuovi amici, nuove conoscenze, nel rispetto e nella comprensione dell'umanità che si espande attraverso i network. Signori e signori, nell'augurare una splendida serata a tutti, qui dalla Pescaia di San Niccolò, in questa domenica un pochettino uggiosa e nuvolosa di Firenze, con un po' di carico di qualche grado di umidità in più, vi invio i più cordiali e sinceri saluti, riportando velocemente lo sguardo della mia macchina fotografica per riassaporare e vedere qui dal greto dell'Arno, che soffre per la mancanza d'acqua ma resiste imperterrito, perché ci sono delle persone che hanno a cuore la sua sopravvivenza, gestendo al meglio le riserve idriche che stanno a monte, a cui mandiamo un caloroso saluto, perché sappiamo, leggiamo, che queste sono persone veramente che hanno a cuore il fiume e le sue genti. Di questo posso dire in cuor mio, ci metterei la mano sul fuoco, perché leggo negli occhi una grande amore per questa terra, per questa città. I miei migliori saluti, dottoressa.